Sì. Un giorno sì. Fui invitato ad un concorso canoro di bambine che vogliono cantare. Ne ho fatti tanti. Salvo La Rosa lo invitano a un concorso canoro di bambine soprattutto, io non ce va. Salvo La Rosa, ma quando mai? Ma certo. Ha detto mai di no, mai. Oh, quando sono le cose belle anzi, che ci vado. Anzi, felice, certo. Felice. Certo. Lavorare con i bambini è bello. Come la guardare però... La signora che organizzava, la maestra di canto, dice, signor La Rosa, questa è la scaletta con i 100 bambini che devono cantare. E io sai cosa gli ho detto? Quanti? Quando? 100 bambini? No. Vabbè, però una volta che c'erano i bambini che ci riescono, no, così, no. Tu no? L'ho fatto per i bambini. Per i bambini. Per i bambini. E anche per la maestra che era Biduzza, era Biduzza. Vabbè, era Biduzza, vero. Meritevole. Basta, a un certo punto Salvo La Rosa comincia, signore e signori, buonasera, buonasera. Cioè, benvenuti al concorso canoro dei bambini. Esatto. Cominciamo. E adesso cominciamo la serata. Il primo bambino, chiesto, certo. Dal vivo, allora entra il primo bambino. Ciao, sono Piccinello. Come ti chiami, Gioia? Kevin. Kevin. Ah, bravo, c'è Kevin. Che cosa ci canti? Io Piccinello dice, la cucaraccia. Ah, oh, che bello, c'è una canzone storica, mitica, popolare, di quella, insomma, messicana, no? Cioè. La cucaraccia che poi non è altro che abbratta, giusto? Lo, sì, scarafaggio, sì, sì, lo scarafaggio, la cucaraccia, esatto. È quello, no? Sì. Ma suo Piccinello attacca a cantare con l'orchestra, ecco a voi Kevin in la cucaraccia, vai, applausi. Io Piccinello comincia, la cucaraccia, la cucaraccia, la 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 la, la cucaraccia, la cucaraccia. La 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 la, finisce la canzone, la canta tutta, sciofero, tornello, tutto. Basta, finisce il primo Piccinello, complimenti Kevin, bravo, bella interpretazione, vai al tuo posto. Il secondo concorrente, qui trae una bambina femminuccia, come ti chiami? Samantha, con l'H, Samantha. Cioè, cosa ci canti Samantha? La cucaraccia. Ma cantava ora Kevin, ma cucaraccia, che ci dice? Ricerita, ci dice, può capitare, due bambini che cantino la stessa canzone. Se c'era la Pausini, ci riceve, senta, canta un'altra, cioè, che manca io. Ma la bambina. Quella aveva preparato. E allora. Avanti, signore e signori, Samantha con l'H, la cucaraccia. Parta la piccirina, la cucaraccia, la cucaraccia, na 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 na, la cucaraccia, la cucaraccia, la 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 la. Finisce la seconda esibizione, cioè, grazie Samantha, puoi andare. Ecco il terzo bambino, Melo, cioè Melo, Melo. Melo, Melo. E allora, Melo, che cosa ci canti? La cucaraccia. No. Anche Melo. Dopo Salvo La Rosa cominciava a insospettirsi, sì. No? Si tagliava la maestra che era in prima fila, dice, signora, ma è la cucaraccia, la terza volta. Sì, vabbè, Melo, la cucaraccia, signori miei. Dopo Salvo La Rosa capivo che la serata sarebbe stata così. O quattro, o quinto, o sesto, o settimo, il 47esimo, il 92esimo, la cucaraccia. È arrivata alla 96esima esibizione, La Rosa ci avevano cominciato a cascare i primi capitoli tipo alopecia parziale, no? Richiede, sì, sì, sì. Oh, tipo Bergkamp, un giocatore. No? Ci ha cominciato a vedere che c'era un occhio che ci trava tipo di nervosismo, sai quando ti pigli o ticchio, sì, uno sì, nervoso, sì, 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 no? Ha cominciato i piccinini, ormai le presentava avanti, frase, chi è scoppolo? Frase, canta, cosa ci canta? La cucaraccia, canta, la cucaraccia. 98 concorrenti, chi ci canta? La cucaraccia, 99esimo, dimmi che canta la cucaraccia. La cucaraccia, canta, disgraziato, ma ti veniva dal cuore, ma non, scusa, si fa, canta la cucaraccia, ciao, saluto, tu come ti chiami? Saretto, Saretto, che cosa ci canti? O sole mio, fermi, che dicisti? O sole mio, o sole mio, fermi tutti. La Rosa chiamava un truccatore, si faceva una bestata, un parrucchiere, cambiava tutto, cambiava se cacciavo, magari la cravatta, cambiava tutto, felice, uno perché stava ferendo, due perché finalmente c'era un bambino che cantava un'altra canzone, oh sole mio, grande club, e dopo La Rosa si riusciva una presentazione. Guarda, la faccio io, la faccio io. Signore e signori, alla fine di questa nostra manifestazione, di questo concorso canoro, finalmente una nuova canzone. Eccolo qui, Saretto che ci canta O sole mio. Prego Saretto. O sole mio, o sole mio, la 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 la. Vabbè, Giuseppe Castiglia. Salvo La Rosa.